Credo che faccia piacere a chiunque, ma prestarsi in prima persona ad essere il megafono della propaganda di guerra, leggendo il messaggio di Zelensky, beh, che dire, non mi esprimo. Eppure non ci sono ancora riusciti a portare la maggioranza degli italiani a favore della guerra, ma ci provano, continuano a provarci. È ormai da un anno, badate bene, che provano a far passare questa idea nell'opinione pubblica di questa sorta, chiamiamolo film di fantasia, dove il cattivo e feroce di turno Putin si sveglia la mattina del 24 febbraio, preso da manie di grandezza, cosa fa? Decide di invadere l'Ucraina. E ci spiegano perché decidere di invadere l'Ucraina, perché Putin non può sopportare di avere come vicino un paese così libero e così democratico. È questo che passa nei mass media. Ma per fortuna c'è l'eroe, un cavaliere senza macchia e senza paura, che guida un popolo eroico e che, udite udite, si sta sacrificando per salvare il mondo libero. Un eroe pronto a difendere i valori occidentali e che ogni presente sugli schermi televisivi.